Ciao a tutti, un saluto da Andrea Oliva e volevo mandarvi un caro saluto e un augurio di serenità e di tranquillità in questo periodo non affatto tranquillo. E purtroppo siamo segregati in casa, quindi diciamo è un riposo forzato che non piace a tanti, ma sono convinto che tra poco la normalità tornerà ad esserci e potremo continuare le nostre attività normalmente. Nel frattempo si cerca di riprendere la forma sonora, come cerco di fare io dopo un po' di sano riposo, che non ci stava male, facendo attenzione al suono, che come sapete io ritengo che sia la nostra voce, e al legato, al vibrato, con cose semplici, con uno studio giornaliero che può partire da cose veramente semplici o anche non per forza tratto dal repertorio di studi giornalieri tradizionale o dalla classica. Ad esempio, in questi giorni stavo suonando un po' Memory di Lloyd Webber, canzone che conosciamo tutti e tra l'altro che adoro, che può essere un buono spunto per studiare il suono, il legato, le diverse timbriche, i salti e perché no? Magari attivare la fantasia e il cervello musicale nel provare a farlo in altre tonalità, un semitono sotto, un semitono sopra. Perché la fantasia, ricordiamoci, soprattutto in questi giorni serve molto tenerla attiva per immaginarci i tempi migliori che verranno presto, spero. Quindi, il mio augurio è che possiate veramente con la musica e col flauto rimanere molto ottimisti, come cerco di essere sempre io, e che vi possa aiutare a superare questo periodo duro, ma non fa male anche un momento di stop per poter studiare al meglio le cose che dobbiamo affrontare. Quindi un augurio a tutti e un saluto con Memory. Un abbraccio a tutti.